Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, una delle coppie più amate della televisione italiana, hanno recentemente svelato dettagli intimi riguardanti il loro matrimonio e le loro aspirazioni future in un'emozionante intervista a Verissimo. A poco tempo dalle nozze celebrate lo scorso 1 luglio, i due stanno già sognando di creare una famiglia insieme. Questo articolo esplora i momenti salienti della loro intervista e i progetti che li attendono. Il matrimonio di Cecilia e Ignazio, un sogno che diventa realtà. Il 1 luglio 2023 rappresenta una data fondamentale per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno unito le loro vite di fronte a familiari e amici. Durante la loro partecipazione a Verissimo, hanno condiviso ricordi emozionanti di quel giorno, un evento che coronava 7 anni di fidanzamento. Le parole di Ignazio rispecchiano il profondo legame che lo unisce a Cecilia. È stato sancire un rapporto che già c'era, dichiarando l'importanza di questo passo nel consolidare il loro amore. Cecilia ha raccontato di come si sia sentita circondata dall'affetto di coloro che ama e di come l'emozione abbia preso il sopravvento nel momento in cui ha visto il padre in lacrime, una manifestazione tangibile della felicità della loro famiglia. Questo momento ha rappresentato non solo un giuramento d'amore, ma anche una celebrazione del loro percorso di vita e dell'unione tra due famiglie. La giovane coppia ha descritto la loro cerimonia come un evento ricco di gioia, sottolineando ogni dettaglio che ha reso il giorno unico e memorabile. La bellezza di questi ricordi si intreccia con le aspettative per il futuro, suggerendo quanto sia importante per loro continuare a costruire una vita insieme. Cecilia e Ignazio, il sogno di diventare genitori. Uno dei temi più toccanti emersi durante l'intervista è stato il forte desiderio di Cecilia di diventare madre. La giovane influencer ha espresso chiaramente il suo sogno di avere un figlio, rivelando di volere un maschietto. Il mio desiderio è di poterlo far diventare padre, ha dichiarato con entusiasmo. Questo desiderio si radica nella profonda connessione emotiva che ha sviluppato con Ignazio, al quale sente di poter affidare il compito di genitore. Cecilia ha condiviso come il matrimonio abbia rafforzato la loro volontà di costruire una famiglia, un passo importante che dimostra il loro amore reciproco. Voglio diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo, ha aggiunto, evidenziando il supporto e l'amore che prova nei confronti del futuro insieme. Inoltre, hanno programmato un romantico viaggio di nozze per ottobre, considerato da molti come un possibile trampolino di lancio verso il sogno di maternità. Questo viaggio potrebbe rappresentare l'occasione propizia per avviare la loro avventura nel mondo della genitorialità, un sogno che entrambi non vedono l'ora di realizzare. I progetti futuri della coppia, un amore solido e duraturo. Oltre alla celebrazione del loro amore, Ignazio e Cecilia stanno attivamente progettando il loro futuro come coppia di neosposi. L'emozione di diventare genitori non è l'unico obiettivo che si sono posti, ma rappresenta sicuramente un punto cardine del loro cammino. Con i fan in attesa di news sulla possibile gravidanza, entrambi stanno vivendo un periodo di grande felicità e realizzazione. Nonostante il clamore mediatico che circonda la loro relazione, Cecilia e Ignazio continuano a concentrarsi sulla loro vita personale. La volontà di costruire una famiglia è un segno della loro maturità d'amore e del desiderio di allargare la loro unione. Resta da vedere come si svilupperanno i loro piani nei mesi a venire, ma i fan sono ansiosi di seguire ogni aggiornamento riguardo la loro vita insieme. Con i preparativi in corso e i sogni in vista, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avviano a vivere un nuovo capitolo nella loro storia d'amore, con la famiglia al centro delle loro ambizioni future.